Oggi si parla di economia con Filippo Abate, economista della Mosler Economics. Ciao Filippo. Ciao. Se usciamo dall'euro, facciamo la fine dell'Argentina? Allora, l'Argentina, le ultime informazioni che ci arrivano dall'Argentina ci danno l'occasione per puntualizzare una cosa molto importante. L'Argentina ha riconquistato la sua sovranità monetaria nel gennaio del 2002. Le ultime informazioni, dicevo, ci danno la possibilità di affermare che avere la sovranità monetaria per qualsiasi Stato, non soltanto per l'Argentina, è una condizione necessaria, però non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Se la sovranità monetaria non viene sfruttata abbinando delle politiche fiscali adeguate allo sviluppo economico interno del paese, si possono diciamo, manifestare dei fastidi che ultimamente l'Argentina sta avendo. Però fermiamoci a capire un attimo cosa ha fatto l'Argentina negli ultimi anni da quando ha riconquistato la sovranità monetaria. Dicevo, l'ha riconquistata nel 2002 sganciandosi dal dollaro. Dal 2003 al 2007 l'Argentina è intervenuta con un programma di lavoro garantito e quindi ha preso delle iniziative di natura fiscale che hanno portato gli attuali indicatori economici dell'Argentina ad essere più che soddisfacenti. Per fine dell'Argentina cosa intendi? Intendi che dal 2002 la crescita media del PIL è stata del 7,6%? Ti sembra un dato? Mi sembra rassicurante. Ok, nel 2010 il PIL in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, è stato superiore rispetto al 98 di un più 46%. I salari sono cresciuti in media in questi anni del 17%. I salari intendo i salari dei lavoratori, quindi del popolo. Ok, la povertà nel 2001 era del 35,9%. Attualmente nel 2008 era scesa del 15% la povertà, quindi si è più che dimezzata. Grazie all'adozione, come ti dicevo, dei programmi di lavoro garantito, il programma GEFES, la disoccupazione nel 2002 era del 26%, attualmente i tassi di disoccupazione dell'Argentina sono il 7,5%. Non ti piacerebbe in Italia un tasso di disoccupazione del 7,5%, Gianni? Mi piacerebbe fare la fine dell'Argentina. Okay.